Ciao a tutti e benvenuti su Cantare R&B, mi presento, io sono Alessia ma potete chiamarmi Ale e questo è il secondo video reazione di I miei fans cantano come Ion, si è fatta male. Quindi passiamo subito a vedere le nostre email. Ok, allora diamo un'occhiata. Ok, ciao Ale, sono Ludovica e questo è il mio video, canto People Help the People, bellissima, di Birdie. Ovviamente People Help the People non è di Birdie, l'originale, lo sapete, no? Non ho problemi a farmi vedere in viso e se serve puoi dire anche il mio nome. Non so se lo dirai, ma comunque puoi stare tranquilla. Ok, grazie mille, ti adoro. Grazie anch'io, adoro te sicuramente. Brava, bravissima. Molto emozionale, molto intimo. Mi piacciono un sacco le voci così. Non sono propriamente R&B e... visto che il canale si chiama Cantare R&B, però non importa niente, anche perché ho ascoltato tutti i generi di musica. Ovviamente fa parte dello stile. Quello che ti posso dire io è da aggiungere per essere ancora più un po' più emotivi, per dare un po' di variazioni sul canto, è quello di articolare bene le parole, perché lo so che l'effetto People, and if you won't say, give me your hand and I'll hold it. Fa l'effetto molto un po' malinconico, però sì, se riesci, people, help the people, and if you're homesick, give me your hand and I'll hold it. Ma se no anche no, sei bravissima. Ciao Ale, mi chiamo Martina e sono una tredicenne di Caserta appassionata di canto sin da piccola. Per questa rubrica ci hai chiesto di imitare il nostro cantante preferito o un nostro idolo. Beh, io un idolo ce l'ho ed ero ormai 18enne, Carly Rose Sonnenklare. Ah, lo so chi è. Che quando aveva la mia età ha stupito il pubblico di X Factor America cantando Feeling Good di Nina Simone. Ebbene, io ho deciso di proporti la mia versione della parte iniziale della sua audizione. Spero tanto ti piaccia. Grazie mille per l'opportunità che ci stai dando. Grazie a voi, come sempre. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Allora, Martina, tu hai detto che hai 15 anni? 13! Wow! Allora, 13 anni direi benissimo, intanto per i gusti musicali, ho visto anch'io quel video su Carly Rose, beh, incredibile, e devo dirti molto brava, perché comunque hai la tua voce è molto matura, hai un timbro maturo e anche cambi bene di registro, ti piace fare queste variazioni, non è proprio da tutti a 13 anni. Se posso darti un piccolo consiglio, ho sentito leggermente qualche piccola stonatura che è data, a mio parere, da quello che vedo, secondo me, da un po' di emozione perché ti stai riprendendo e forse ti sei un po' persa perché magari stavi pensando, non so, oddio, mi sto registrando qualcosa del genere. Quindi ti do un consiglio, registrati sempre con la base in modo che puoi seguire, tanto quella per esempio di Nina Simone la trovi tranquillamente su YouTube.
E canta sempre con la base sotto finché non sei sicura di riuscire mentalmente a ricordarti gli accordi, diciamo, no? A sentire gli accordi nelle tue orecchie mentre stai cantando. Prima cantala tante volte con la base e dopo mentalmente devi cercare di ricordarti la melodia, diciamo, gli accordi di base, ok? Comunque bravissima, ti incoraggio tantissimo a continuare a cantare. Perché sei sicuramente portata, e brava, se a 13 anni sei così, non oso pensare fra 3, 4, 5 anni di studio. Certo che sembra che l'altro video erano la parata dei cantanti maschi e questa volta abbiamo fatto quella, la sfilata delle cantanti donne. Ciao, sono Elisabetta da Bari, ho provato a cantare un pezzo di Bang Bang, Ariana Grande. Ah, Bang Bang con Bang Bang into the room. Jessie J. Guardiamolo. Bravissima, le note ci sono, mi raccomando, attenta al supporto, altrimenti ti spacchi la voce, però complimenti, hai un bel mix, arrivare a quelle note non è facile, hai anche una bella voce di testa, ci passi velocemente, ricordati il supporto sembra che dico sempre la stessa cosa, però è perché era una delle cose più importanti, devi avere il supporto, altrimenti, quindi respirare bene, avere la respirazione che supporta la tua voce. Ciao Ale, mi chiamo Silvia e guardo sempre i tuoi video, sei bravissima, questa è una cover di Beyoncé, accetto tutti i tuoi consigli possibili, grazie mille per l'opportunità, hello di Beyoncé. Ah, c'hai un canale, ok, guardiamo, eccoti, ah beh, microfono e tutto, dove sei? Remember those walls I built? Oh baby, they're to my town. Didn't even put up a fight. Didn't even make you sound. I found a way to let you be, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got in my picture now. It's like I've been awakened. Every role I had to break it. Never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. Know you're my saving grace. Everything I need about is written all over your face. Baby, I can see your halo. Pray you won't fade away. Halo, can see your halo. Sempre fico, brava Silvia, ruffianoni quelli che mi mandano le canzoni di Beyoncé, vengono sempre fuori nel video, ma chi canta Beyoncé bene, sa cantare bene, complimenti, non so quanti anni hai, però Silvia mi sei piaciuta un sacco, c'è una cosina, se posso dirti, quando vai su nelle note, il belting di Halo, Halo, tendi a fare quello che ho appena fatto io, Halo, ah! Alzi un po' la laringe, questo alzare la laringe riduce lo spazio di risonanza e il suono esce più tagliente e più piccolo, ok? Halo! Tu vuoi un suono più potente, giusto? Ma immagino,
si dovrebbe avere un suono più potente nel belting. Quindi stai attenta a non alzare troppo la laringe quando non stai registrando e quando provi, controlla che la laringe non vada troppo su, ok? Perché può creare qualche problema alla voce se continui a spararla su ogni volta che canti il belting alto, ok? Però brava, bravissima, finirai nel mio video. Bello, vado a vedere il tuo canale YouTube. Scrivimi su Smule che cantiamo qualcosa insieme, che io non vedo l'ora di cantare con voi, bellissimo. Questo è il video delle donne, eh? Video delle donne, bravi, 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 e anche belle, tutte belle, brave. Brave e belle. No, ragazzi, quelli che mi mandano i file con le scadenze, ma no, vi prego, perché non faccio in tempo a vederli subito, mi ci metto un sacco di tempo, però c'è qui Francesca che mi mandava Crucify Myself di Tori Amos. Io amo Tori Amos, ti prego rimandamelo Francesca, che sono troppo curiosa, ma è scaduto.